Tant'è che un giorno litigammo e mi spaccò la chitarra in testa. Sì. Adesso però lo capisco il suo gesto. Passai una buona infanzia, mi diplomai come perito industriale e poi cominciai la mia lunga gavetta per diventare musicista. È chitarrista, sì. Io volevo suonare la chitarra. Allora cominciai con i Mattatori, i Satiri, poi via, verso Milano. E da lì il grande salto. Conobbi Giulio Rapetti in arte Mogol. All'inizio mi disse che le mie canzoni non erano un granché. Adesso lo capisco cosa intendeva. Fu proprio lui a convincermi a cantare. E lo feci. A differenza dell'altro Lucio, io partecipai solo una volta a Sanremo con la canzone Un'avventura. Non sarà un'avventura. Oh, ragazzi, la sala come la facciamo, Hai visto che roba? Con l'avventura labiale abbinato al grandissimo Wilson Pickett. Sapete chi è Wilson Pickett? Quello dei Pickett. Scott Pickett. Fu accolto, purtroppo però fu accolta con tanta indifferenza. Io ero continuamente criticato. Parlavo, non cantavo, come certi della grande tradizione canora italiana. Che babirsi! La mia voce non piaceva a nessuno, anzi, o meglio, nessuno del settore discografico giornalistico. E le testate dicevano: chiodi che stridono in gola. La sua musica è scopiazzata. È un dilettante, spaventoso, un pallone gonfiato. La sua voce è una lagna, uno strazio. Ero talmente considerato sbagliato che nella copertina del mio primo disco, Per una lira, misero una fotografia che mi ritraeva di spalle. Oh, non che sia stato facile anche per l'altro Lucio, vabbè, parlo anche di lui perché c'è. Al suo primo cantagiro, lui e il suo talent scout amico Gino Paoli raccoglievano dopo le sue esibizioni tonnellate di frutta e verdura lanciata sul palco. Che non era facile, no? Ma torniamo a me. Sono stato anche accusato di essere fascista. Certo, finanziavo organizzazioni di estrema destra, come la critica sulla copertina del Il mio canto libero. Le braccia tese con la mano aperta. Quante ideologie sbagliate, sprecate. Ma stiamo scherzando. Io sono apolitico. Io volevo solo fare musica, solo musica. Nella mia musica non c'è nessun orientamento di nessun genere. Per me, la mia voce è solamente il veicolo per portare le parole di Mogol e la mia musica in un veloce alzare del popolo. Veloce come la luce. E quel qualcuno sono migliaia di milioni, sì, quel popolo che sto citando. Pensate che anche Paul McCartney voleva produrmi. Riteneva la mia musica una vera e propria innovazione. Poi queste parole, le parole di Giulio, queste continue metafore, paragoni, ricordi di un'infanzia vissuta da tutti, storie di quotidiana follia rubata dal parrucchiere tra i chiacchiericci delle comari. Quanti amori sono contraccambiati, quanti sono sfiniti. Eppure basta solo una frase di poche parole per esorcizzare tutti i sentimenti più profondi. Tu chiamale se vuoi. Sanno anche questa? Per il resto lo scopriremo solo vivendo. Altissimo.
dolce compagno mio. Non lo sai dove andare, non sai che ovunque andrai. Bene,